Assessore Terzi, oggi firmate una delibera che è passata in giunta qualche settimana fa, si tratta di un protocollo d'intesa con la Milano Serravalle per lanciare una campagna pubblicitaria con dei pannelli per cercare di insomma, collaborare a mantenere l'aria pulita. Sì, io più che pubblicitaria la chiamerei una campagna informativa. Si tratta di due istituzioni che hanno deciso di collaborare e tramite appunto quelli che sono sistemi normali di comunicazione che sono presenti presso tutte le tangenziali o le autostrade appunto milanesi, verrà fornita questa informazione a tutti i cittadini che in qualche modo appunto passano da queste e utilizzano anche quotidianamente queste strade. L'obiettivo è di appunto veicolare verso il maggior numero possibile di cittadini questa informazione, cioè il fatto che Regione Lombardia si sta impegnando molto per fare in modo di garantire ai propri cittadini un'aria sempre più pulita, che anche i cittadini possono fare la loro parte come cambiando il mezzo, rottamando e lasciando un mezzo più inquinante per uno meno inquinante con l'incentivo dell'esenzione del bollo per almeno i primi 3 anni e poi insomma stiamo lavorando anche ovviamente per prolungarla. Un'occasione oggi per fare il punto proprio anche sull'incentivo che riguarda appunto il bollo e logicamente anche l'acquisto di veicoli ecocompatibili. Esatto, quello che vogliamo fare con questa prima ovviamente attività è proprio quella di far capire in qualche modo di spingere verso questa decisione i cittadini lombardi, coloro che stanno già pensando di cambiare l'auto e che magari decidono di farlo adesso invece che negli anni futuri in occasione o in vista appunto di quelli che saranno l'estensione dei divieti di circolazione per le auto più inquinanti che a partire dal 2016-2017 interesseranno una gran parte del territorio lombardo. I temi sono stati in parte toccati anche alla Territorial Review di cui si è parlato ieri a Bergamo, che era un incontro diciamo, organizzato dall'Ocse, quindi anche con l'Europa? Beh, ieri abbiamo parlato soprattutto della riforma del Rio e di quanto questa riforma scritta così e così confusa non piaccia alla Regione Lombardia. Io ho fatto presente ai rappresentanti della Svezia, piuttosto che dell'Olanda e in generale della Commissione Europea, che la Regione Lombardia in particolare avrebbe preferito essere coinvolta in questa grande riforma, ma soprattutto avrebbe preferito insomma in qualche modo avere qualche potere decisionale, nel senso di dire diamo alle regioni la possibilità di scegliere come organizzare il proprio territorio e quindi la gestione del proprio territorio. Non è possibile pensare ad una norma che valga per tutte le regioni italiane in egual modo e che quindi regolamenti il futuro di regioni come il Molise senza nulla togliere al Molise o all'Abruzzo e a regioni come la Lombardia che fa 10 milioni di abitanti, un quarto del PIL nazionale e che ha numeri che non si possono ovviamente confrontare con altri.